appena terminato il primo tempo tra Bombao e Sporting 2-1-9, il risultato parziale è di 6-0 a favore dei ragazzi in maglia verde. Vediamo quarto palleggiare, parliamo con quarto, una battuta a volo, testa coda di questa settima giornata, voi siete primi, loro sono ultimi e si sta vedendo in campo. Però dobbiamo stare sempre a testa alta, dobbiamo mantenere... Vabbè dai, su 7-0 vi state divertendo. Ci divertiamo sempre, ma sempre massimo impegno, fino alla fine. Sì, sempre nel rispetto dell'avversario. Però per il nostro interesse, classifica, marcatori, eccetera, dobbiamo sempre mantenere lo stesso ritmo. Le due parole sono da capitano e sono giustissime. In bocca al lupo per il secondo tempo. Adesso parliamo con qualche elemento del Bombao al volo. 15. Una battuta al volo, loro sono fortissimi. Vincono tutte le partite con 10 gol di scarto, quindi non dovete demoralizzarvi. Diciamo che cercheremo di fargliene fare di meno, ma hanno un gioco veramente velocissimo. Nella difesa abbiamo dei problemi, siamo pure un po' rimaneggiati oggi, quindi insomma faremo il possibile. Va bene, cercate di limitare i danni, in bocca al lupo per l'arbitro. Questa partita del match Bombao contro Sporting 2-1-9, gara terminata con 13-0 a favore dei ragazzi in maglia verde. Siamo con i migliori greco, autore di ben 8 reti, e per gli avversari c'è Campanino, parliamo con te. È stata, diciamo, era il testa coda di questa giornata, gli avversari sono fortissimi, penso che hanno vinto tutte le gare fino adesso in maniera abbastanza larga. Considerando che noi l'abbiamo perso tutti, mi sembrava il nostro obiettivo era perdere con meno di 15 gol. E ce l'avete fatto? Era mantenere sotto il 15-0, quindi 13-0 abbiamo preparato la festa dello spogliatoio. Vabbè, vedo che l'hai, diciamo, la sconfitta l'hai presa abbastanza... Basta guardare i numeri, già eravamo venuti sapendo che di avere pochissime, se non nulla, possibilità. Non era, diciamo, la partita importante per dover fare punti. Assolutamente no. E gli avversari ti hanno impressionato? Sono fortissimi, ci hanno annichilito, io non ci facevo più dopo 3 minuti e mezzo di gioco. Eravamo tutti morti a terra. Cosa vuoi dire ai tuoi compagni per le prossime gare che per voi sono fondamentali? Che sicuramente, a parte con loro, a parte con Calella, le altre gare stavamo andando sulla retta strada. Speriamo di prendere le squadre più normali, non alieni, e fare punti contro di loro. Va bene, salutiamo, alla prossima. Adesso parliamo con Greco, a cui diamo la medaglia di MVP più il buono che c'è. Dobbiamo mangiare. Taverna di caca. Adesso trovo quando da mangiare tutti quanti insieme. Diciamo che questa partita non fa testo dal punto di vista. Non c'era un divario troppo ampio tra le due squadre. Sì, sappiamo che erano in classifica, però io stasera dovevo giocare e segnare. Sì, che dopo due partite non ce la facevo più. Sì, loro sono stati anche sfortunati perché ti hanno beccato che tornavi dopo 2 settimane di squalifica, quindi stavi pure bello carico. Troppo per loro sì, momento sbagliato. Con questi 8 gol, diciamo, la classifica di cannonieri ce l'hai metà in tasca. No, ma devo ancora recuperare 5-6 gol. Abbiamo il mio compagno di squadra Casillo che ci è dato da fare quando non c'era. Fatti 2 gol, allora sta 20 gol. Fa 15 anche. Quindi è una bellissima sfida interna tra voi due. Chi segna, l'importante è vincere e basta. Se c'è davanti alla porta, gliela passa, altrimenti egoisticamente, signori. Va bene, Greco, vuoi fare una dedica particolare? No, è una dedica. Va bene. Tocca a lui.